I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on. Siamo sulle piane di Montevecchio, frazione di Pergola. L'occasione è il quinto raduno, rally raduno del Pieritond, una manifestazione nata 5 anni fa, partita come evento goliardico, ludico, sportivo e trasformatasi in qualcosa in più. Con noi, qui con noi, Luciano Branchini, il presidente, l'editore, organizzatore, insieme a tanti altri, ovviamente, perché è una manifestazione molto impegnativa, che ci dirà qualcosa su questo raduno, rally raduno. La gara rally probabilmente, forse l'unica, ma sicuramente la più importante della Valcesano. Sì, allora, cos'è il rally raduno del Pieritond? Il rally raduno del Pieritond, come diceva, è una gara goliardica. È una gara, ma è comunque goliardia. C'è di mezzo l'amicizia, c'è di mezzo gente che si diverte, c'è di mezzo la beneficenza. E l'idea era nata appunto 5 anni fa, di fare un qualcosa per la zona di Montevecchio, Pergola, perché Pergola è comunque la città dei motori. Noi appassionati di motori con il fuoristrada, siamo appunto l'associazione Sì Fuoristrada, e ecco appunto, essendo noi dei motoristi, abbiamo ideato questa manifestazione e l'abbiamo portata sul famoso Pian Rotondo. E arrivano equipaggi da tutta la provincia, diciamo, perché ci sono da Ancona, Iesi, poi abbiamo un equipaggio addirittura da Venezia, e tutta gente del posto, parecchia, si diverte. Abbiamo motori, non vecchie macchine? Sono macchine destinate alla demolizione, sono macchine 2 ruote motrici, rigorosamente 2 ruote motrici, che fanno un percorso in fuoristrada. Noi, venendo noi dal fuoristrada, abbiamo detto proviamo a far fare il fuoristrada con le 2 ruote motrici e metterci giù anche un po', ecco, di gioco. E il gioco, ci sono i team che sono, ognuno ha un loro nome, rappresenta un loro simbolo, c'è la combriccola del fiasco, il team I Matti di Gubbio, Rio Casciara, Mac, che non so cosa voglia dire, non so, anche Mac, abbiamo insomma, ecco, il team Gris con il camioncino, famosi anche loro. L'ultima cosa che vorrei chiederti, questo parte del ricavato va in beneficenza, vogliamo ricordare? Esatto, discorso beneficenza che avevamo accennato prima, praticamente, allora, come associazione noi sosteniamo Lega del Filo d'Oro con un calendario che facciamo tutti gli anni dedicato alla Lega del Filo d'Oro, e lo vendiamo tramite il gruppo Facebook, lo vendiamo e il ricavato va alla Lega del Filo d'Oro. Poi appunto il rally viene realizzato nel comune di Pergola e quindi doniamo al centro Margherita di Pergola, e in 5 anni siamo arrivati a donare una cifra abbastanza importante, perché ogni anno diamo parecchi soldini. Adesso non mi ricordo bene la cifra, ma siamo intorno ai 6-7 mila euro donati in 5 anni, sono tanti per un centro come il centro Margherita. E negli anni, ecco, in questi 4 anni, 5 anni che è nata l'associazione, noi
il 90% del ricavato va tutto in beneficenza. Questa è la nostra prerogativa. Ovviamente noi dobbiamo vivere e campare come associazione, perché sennò come tutte, sennò finirebbe tutto. E niente, ci possiamo vedere al nostro laghetto. Noi abbiamo un laghetto di pesca sportiva, il nostro chalet, lo chiamiamo il Cribbio Chalet. Chi ci vuol venire a trovare tramite Facebook, il gruppo, ci vede, ci trova, dove siamo, dove non siamo. Ringraziamo Luciano Branchini, lo lasciamo, lo sappiamo impegnatissimo, l'abbiamo tolto dal suo lavoro perché qui è un continuo chiamare. Ringraziamo Luciano, buon lavoro e buona giornata. Grazie a lei. Oh.